Ora con queste suggestive immagini vogliamo alla Falconeria di Locarno, che ha riaperto ieri al pubblico dopo diversi mesi di stop. Tra aquile, gufi, avvoltoi e cicogne, oggi c'eravamo anche noi. Ecco a voi Dante, sguardo che la sa lunga, fisicaccio da VIP. Questo simpatico gufo si fa immortalare con fan di tutte le età. Mi sembrava di essere un falconiere. Non è che capita tutti i giorni avere un gufo così da parte che ti guarda. Ma il gufo che cosa ti ha detto? Il gufo, quando ha fatto il suo verso, mi ha detto ciao. Insomma, un vero e proprio professionista, così come Diana l'Aquila, Bubi il Serpentario e tutti gli altri compagni di volo che hanno ritrovato il loro pubblico. Che erano 4 mesi da novembre, quando eravamo aperti, quanto velocemente gli animali sapevano, una volta che sono usciti, perché noi avevamo fatto anche gli allenamenti, ma che sapevano che c'era il pubblico, li leggevi negli occhi come dire, ah, si riapre la stagione, finalmente, era bello vederli così. E così si è ripartiti e in tutta sicurezza, ma con quale spirito? Con lo spirito di voler fare una bella stagione e di metterci tutto l'impegno. Dall'altra parte sta diventando un po' difficile proprio a livello anche organizzativo, anche noi abbiamo una bella pizzeria, adesso dobbiamo fare tutto a sporto, cioè spero di non arrivare al punto di fare uno spettacolo take away da sporto, ecco. Cosa stai facendo, patatone? C'è spettacolo oggi, eh? Facciamogli un bel applauso lo stesso, dai, bravo Barnaby. Siamo venuti per il weekend a prendere il sole e abbiamo visto che c'è questo parco. Per i bambini è bellissimo. Siamo venuti qui per il mio compleanno e sono contentissima. Durante lo spettacolo tanta l'emozione nel vedere così da vicino gli animali volare, posarsi anche sulla testa e conoscere la loro storia. È un piccolo kickboxer della natura, eh? Senti, no, kickboxer della natura. Che cosa ti ha colpito dello spettacolo? Il serpentario e la sua forza che ha quando schiaccia i serpenti. Quello che colpisce poi è il sodalizio tra falconiere e rapaci. Il trucco è semplicemente creare una simbiosi tra uomo e animale che possano funzionare insieme nel rispetto della natura, ma che l'animale diventa un alleato. Questo anche nella famiglia dei cicogni.